I 130 anni dell'Istituto dei Ciechi Opere Riunite alla memoria di Ignazio Florio, che ne è stato il fondatore. Un convegno per tutto il weekend all'hotel La Torre di Mondello vuole ricordare il ruolo degli istituti in materia di istruzione, formazione e riabilitazione dei non vedenti, ipovedenti e pluridisabili in Italia e in Europa. 130 anni di esperienza non sono pochi. Il Istituto dei Ciechi è l'istituzione che noi oggi ammiriamo perché hanno lavorato per molto tempo persone appassionate e competenti. Io auspico che questo esempio, che vale per ragazzi che hanno un particolare tipo di disabilità, possa essere esteso ad altri tipi di disabilità, favorendo moltissimo questa integrazione non soltanto scolastica ma anche sociale dei nostri ragazzi. Ecco, abbiamo una bella notizia. Io credo che come formazione notizie di questo genere fanno piacere, vedere la passione con cui lavorano questi operatori in questo istituto e la soddisfazione, l'autonomia che raggiungono i ragazzi che frequentano l'istituto, dà speranza e ottimismo per il futuro. Ed è il ruolo dell'Istituto dei Ciechi di Palermo a supporto e sostegno dell'inclusione scolastica dei non vedenti e degli ipovedenti. Questa istituzione, l'Istituto dei Ciechi in particolare, svolge un ruolo preziosissimo, in quanto che di pomeriggio i bambini che sono, e anche i ragazzi, non soltanto a scuola primaria e secondaria, primo e secondo grado, sono ospitati presso l'istituto, svolgono prima i compiti scolastici con l'aiuto dell'educatrice e poi altre attività integrative come informatica, attività motoria, braille che esercitano continuamente. Allora, questo è importante perché ho notato questa collaborazione tra gli insegnanti di sostegno della classe in cui gli alunni sono inseriti e il personale dell'istituto. Gli insegnanti conoscono, comunicano i compiti da svolgere, gli insegnanti collaborano con il personale educativo al momento di poter progettare delle attività. Insomma, si è creata questa sinergia che sarebbe auspicabile per tutti i tipi di disabilità. Di questo convegno per noi è assolutamente importante perché siamo in una fase in cui i nostri istituti, non solo quello di Palermo, stanno cercando in tutti i modi di organizzare strutture, servizi, attività in direzione di bisogni nuovi che da parte dei non vedenti, degli ipovedenti, dei pluridisabili ci vengono rivolti, tenuto conto delle trasformazioni notevoli che la nostra società ha subito negli ultimi anni, negli ultimi decenni e nell'ultimo decennio in maniera particolare anche accelerato sviluppo anche del progresso scientifico e tecnologico. Per noi è ancora tantino più difficile adeguarci a questa nuova realtà, per cui abbiamo bisogno di tanto tanto lavoro, di tanti supporti educativi, formativi, strumentali che soltanto organizzazioni complesse come i nostri istituti possono mettere in atto per reinserire i non vedenti nel mondo del lavoro e nella società in generale.